Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Doc e oggi siamo qui per spiegare due cosine veloci, allora, una cosa del mercato e soprattutto sul come potenziare i giocatori e se farlo o meno. Mi raccomando, questo qui sarà un video abbastanza breve, ma dove andrò a spiegare delle cose molto molto importanti da non fare o da fare. Quindi mi raccomando, seguitelo fino alla fine. Come sempre vi ricordo anche di passare qua sotto in descrizione dove troverete il mio nuovo Instagram e soprattutto Telegram e sito Viola e tutte queste cose qua. Quindi vi invito a passare qua sotto in descrizione. Come vi invito anche a lasciare un bel mi piace qua sotto, commentare se avete ancora dei dubbi e se volete qualche tipo di format particolare scrivetelo sempre sotto nei commenti ed iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi siete iscritti in tantissimi in questi giorni e vi ringrazio davvero di cuore. Grazie, grazie, grazie. Ma bando alle ciance e cominciamo! Allora, ragazzuoi, la prima cosa da andare ad analizzare è come funziona il mercato. Perché in molti mi hanno detto: ma non riesco a comprare, ma non riesco a vendere, Andiamo a spiegare. Allora, praticamente, che cosa succede? Prendiamo un po' di esempio, ok? Ben Yedder, prese Yedder. Come potete vedere, ci sono delle scritte rosse, ok? Adesso voi non lo vedete perché è coperto dalla cam, però qua c'è scritto che a 675.000 c'è uno che sta aspettando questo giocatore, mentre invece a 746.000 ce ne sono ben 6. Che cosa vuol dire? Allora, praticamente c'è già una coda di persone che sta aspettando di comprare questo suddetto giocatore, ok? Quando le cose sono rosse, le lineette sono rosse, come in questo caso, e non blu, appunto vuol dire che il giocatore, la suddetta carta, non è disponibile e quindi vi mette in coda. Tipo, se adesso io scegliessi di mettere 746.000, aggiungerebbe un posto in coda, al posto che 6 ce ne sarebbero 7 con me, ok? Se invece andiamo a trovare, spero di trovarlo istantaneamente, un giocatore, lui no, un giocatore che ha delle spunte blu, lui no, no, nessuno ha le spunte blu, ma porca miseria, Gabriel Jesus questo qui neanche. Ecco qua, per esempio, qua c'è quattro persone che stanno aspettando di comprare questo Jordi Alba a 1.870.000, ma ce n'è soltanto uno disponibile a 1.990.000 perché ha la spunta blu. Capite? Quindi in questo caso, se adesso io mettessi 1.990.000 crediti, comprerei istantaneamente Jordi Alba. Non lo faccio perché non mi serve, non lo voglio, non mi interessa, però questo qui è praticamente il metodo. E ho già elaborato un po' di metodologie per fare qualche credito. Infatti, sono riuscito a comprare 3-4 giocatori, compreso un Chiesa, ok? Perché cosa è il fatto? Quando vedete che c'è un giocatore come, ad esempio, questo Jordi Alba, no? Che ci sono 4 persone in attesa di un che aspettano a comprarlo 1.870.000 e ce n'è soltanto uno disponibile a 1.990.000, è molto, anzi, altamente probabile che se voi prendete l'unica carta che è disponibile, ok? La venderete poi entro magari un giorno a 2.200.000, ok? Per esempio. Il fatto qua, il problema sono le commissioni, perché ogni volta che vendete vi tolgono il 10%, quindi dovete sempre cercare di fare un calcolo se ne vale la pena, no? Ad esempio, su questo Jordi Alba qua potrebbe esserci un rialzo di 200-300.000 crediti, però se sale soltanto di 200.000 crediti il guadagno sarebbe di 10.000 crediti. Capite? Perché vi tolgono poi il 10%. Quindi non converrebbe farlo. La cosa che conviene fare è cercare proprio dei giocatori, come ad esempio io ho fatto l'altro giorno, come per esempio appunto Chiesa o vediamo se Bonucci tipo è disponibile, no. Non c'ho Felix neanche. Come ad esempio un Foden, no. Allora, se ad esempio qua ci fossero non 41, cioè qua ci sono ben 49 carte disponibili di questo Foden. Se ce ne fosse soltanto una di carta e valesse per esempio 700.000, sarebbe altamente probabile che questo Foden poi in una giornata salga a 900, 800, 1 milione di crediti, no? E in questo modo riuscirete a fare una piccola compravendita, perché quest'anno il mercato è online. Poi faremo dei video dedicati al mercato, appena lo riuscirò a capire meglio, per cercare di fare dei crediti maggiori, ovviamente. Per adesso tutto quello che sono riuscito a capire, diciamo, è questo, molto molto elementare, molto molto semplice, però queste qui sono le cose da sapere nel mercato per adesso. Adesso poi ci stiamo attrezzando per cercare di capire se si può fare effettivamente una compravendita efficace, o comunque cercare di guadagnare dei crediti abbastanza alti. La cosa che mi sta già un po' preoccupando è però che non c'è la sezione dei VIP come c'è sempre stata in tutti quanti gli anni, dove vi danno dei punti VIP, si va a scalare, dove poi si prendono gemme e tutte queste cose qua.
e si toglie anche la commissione, non vorrei che ci sarà per sempre sta commissione del 10%, perché sarebbe una grandissima cazzata, anche perché solitamente durava 2-3 mesi e poi si toglieva a tutti quanti. Quindi se rimane, questa è già un'altra nota negativa da dare a questo gioco, e già ne ha collezionato un po'. Adesso andiamo a vedere invece come allenare i giocatori e soprattutto se farlo o meno, perché raga, soprattutto io parlo per voi che giocate free to play, ok? Che non mettete neanche quei 10 euro mensili del pastel, ok? Io parlo per voi soprattutto, perché che cosa succede se io alleno un giocatore? Una cosa davvero molto molto brutta che mi ha fatto storcere il naso fino a portarlo a... in posti brutti. Perché che cosa è successo? Allora, praticamente io adesso, come potete vedere, avrei potuto allenare tutti quanti, no? Ma ho scelto di allenare soltanto 4 giocatori, i più forti che ho in squadra, appunto. Kluivert, Bale, Robertson e Carles Puyol. Perché non ho allenato tutti quanti? Perché il problema fondamentale è che se adesso io... per esempio, no? Tolgo Puyol. No, adesso non mi ricordo se ho giocatori allenati. Sì, c'ho questo Marriott, ok. Allora, se io, per esempio, bisogna andare in questa sezione qua, no? Questo qui è un giocatore collenato di un livello, cioè quindi di niente. Cioè, perché non è neanche salito di uno di gen, ok? Se noi andiamo sul livello allenamento trasferimento, quindi questa freccettina qua blu, ok? Ci clicchiamo sopra. Arriveremo in questa sezione, che è la porcheria più porcheria che io abbia mai visto in FIFA Mobile. Cioè, non l'ho mai visto una porcheria così grossa, perché, raga, cioè la cosa bella di FIFA Mobile era proprio il fatto che potevo allenare qualsiasi tipo di giocatore senza nessun problema, spendendo crediti, cioè classico, no? Invece che cosa succede? Che cosa succede? Che praticamente, allora, se io ho allenato un 68, facciamo per esempio adesso lui, ho fatto un allenamento, quindi ci ho messo un giocatore sopra a malapena, ok? Praticamente se io ci butto anche un Leao, ok? Lui prenderà il livello di allenamento di quell'altro giocatore, cosa che è molto molto buona, perché se io ho fatto salire per esempio Marriott da 68 a 75... quei 7 livelli li trasferirà anche a Leao, ok? Quindi arriverà a 91 Leao in quel caso lì. E questa cosa qui è molto positiva. Però come potete vedere, qual è il prezzo del trasferimento per l'allenamento? Sono i FIFA Point, raga. Cioè è una cosa che si compra solo e unicamente a soldi, perché per adesso non ho ancora visto nessun tipo di sezione né niente che ti regala anche solo ipoteticamente quei 5-10 FIFA Point giornalieri, che sarebbero comunque pochi, perché sarebbero 300 mensili o 150 mensili, che però ti permetterebbero di cambiare ogni tanto i giocatori. Invece così, furboni della IE bastasi, che cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo che praticamente la gente che gioca free to play non può allenare i giocatori. Perché cos'è il fatto? Se tu alleni un giocatore, poi non puoi né venderlo né ammazzarlo su qualcun altro se non hai FIFA Point. Quindi raga, fate bene attenzione. Allora, per quelli che giocano free to play, non allenate ma neanche minimamente i giocatori che avete in squadra, perché sennò poi dovete buttarli tutti, né venderli né utilizzabili, cioè non sarebbero né possibili da vendere né utilizzabili come esperienza, perché dovete usare poi i FIFA Point, capite? Quindi è una cosa davvero molto molto grave, che agevola e non poco, oserei dire, quelli che shoppano, ed è una cosa che mi fa davvero molto rabbrividire, perché allora è una cosa che non dovevano cambiare, questa è l'unica cosa che non doveva essere cambiata, perché è una merda. Cioè raga, parliamoci chiaro, io solitamente non sono mai volgare, però questa qua è veramente una porcheria di idea del cazzo, raga, cioè scrivetemelo voi nei commenti se la pensate come me, ma questo qui è un modo proprio assoluto per costringere la gente a mettere almeno 10 euro al mese per il pastel. Ok? Che per esempio, ok, io li metto, ma perché porto contenuti, devo avere cose, quindi 10 euro al mese non mi cambia la vita, essendo che poi qualche rientro lo ho, ok? Ma per dei ragazzini che magari devono andare a chiedere i soldi ai genitori, è meglio uscire che metterli in un gioco del cazzo che ti costringe appunto a mettere soldi. Questa qui è una bruttissima cosa, appunto, veramente brutta, 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 secondo me. Poi decidete voi. Però il fatto è che appunto, se allenate dei giocatori adesso, no, per esempio adesso l'unico allenabile, anche per quelli che sono free to play, potrebbe essere Puyol. Perché? Perché è un'icona
potenziata, quindi è già abbastanza forte. Vedete, gli ho fatto fare un livello ed è già arrivato con una difesa superiore al 100 e un fisico superiore al 100. È un po' lento di ritmo, ma è davvero una macchina da assassinaggio, ok, in difesa. Però raga, cioè, per quelli che giocano free to play non possono allenare nessun altro. Cioè io appunto ho allenato i giocatori ore dopo, quelli più forti, Bale e Robertson, perché Robertson comunque è già bello alto di gen ed è forte. Clivert perché è davvero forte, quindi se lo portassi mai, cioè già adesso a 87 comunque non è per niente male. Ha ritmo, tiro, agilità, passaggi e fisico abbastanza elevati, quindi ho deciso di portarlo su, come anche Bale e Robertson. Però è un'inculata, cioè fondamentalmente non è una cosa bella. Quindi il mio consiglio ora come ora per quelli che giocano free to play è di non andare ad allenare tutta la squadra, perché sennò perderete tantissimi crediti e poi se non mettete dei soldi non riuscirete a cambiare, perché comunque adesso avete visto che costava 2 FIFA point, ok? Ma già Clivert, che è a livello 6, me ne costa tipo 60-48 FIFA point da scambiare su uno, da lui a un altro, ok? E se dovessimo mai portare un giocatore a livello 20, quindi che è salito di 4 di gen, neanche di tanto, appunto, varrà una roba come 1000 FIFA point da scambiare, quindi un intero mese di pastelle soltanto per cambiare un giocatore da un altro. Quindi capite bene che bisogna fare molta molta attenzione, ok? Mi raccomando, questi qui sono i miei primi consigli che vi do. Domani ci vediamo per analizzare un po' i giocatori del Tour di Lega, l'allenamento giornaliero, la modalità sfida che si apre stasera. Domani facciamo un video un pochettino generale sulle spiegazioni, ok? Poi molti mi hanno chiesto i video per appunto i potenziamenti, abilità e tutte queste cose qua. Li facciamo uscire a mano e nel frattempo cercherò di fare uscire anche una live, così ci dedichiamo un po' di tempo tutti quanti insieme a parlare, chiacchierare e dare le nostre opinioni in generale insieme del gioco, ok? Bene ragazzi, ho detto questo, vi lascio con questo breve video, appunto, spero che siate arrivati fino a questo punto del video. Mi raccomando, visitate i miei siti in descrizione e soprattutto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like qua sotto e commentate se non avete, se avete ancora dei dubbi, ok? Ho fatto un altro merdosissimo, ma vabbè, la lasciamo così perché siamo naturali noi. Bene ragazzuoli, un ciao ciao da Docdi, ciao ciao! Comunque, è una merda!